A 20 km da Palermo, a Carini, uno dei posti più belli e suggestivi del nostro territorio, la Grotta di Carburangeli. La Grotta di Carburangeli è una riserva naturale istituita nel 1996. Esatto, dalla regione siciliana, dall'assessorato territorio e ambiente, è stata affidata in gestione a Legambiente. Che si occupa appunto della gestione di questo sito, quindi dell'organizzazione dell'attività di ricerca, della fruizione, della conservazione, soprattutto della tutela di questo sito molto interessante. Quando è stata scoperta la grotta? È stata scoperta veramente in epoca remota, è stata abitata anche dall'uomo preistorico, tant'è che sono stati trovati una serie di resti sepolti nei sedimenti all'interno della grotta. E poi via via notizie storiche risalgono a partire dal 1850 con le esplorazioni fatte dal paleontologo Gemellaru. Quali sono stati i resti fossili che sono stati ritrovati e che cosa hanno attestato? Sono stati trovati una serie di resti di animali che non esistono più in Sicilia, che ora sono conservati presso il museo che si trova in Corso Tucoli. Questi resti danno moltissime informazioni, innanzitutto un ambiente che doveva essere diverso da quello attuale, quindi dal punto di vista proprio climatico doveva essere molto più umido, perché ad esempio alcuni fossili sono anche ippopotami, quindi sicuramente degli ambienti diversi da quelli presenti. Che tipo di grotta è? È una grotta che si è formata per attività di erosione compiuta dall'acqua. Dobbiamo immaginare che un tempo qui il mare arrivava fino agli ingressi della grotta, tant'è che proprio la piana di Carini ha questa forma proprio perché il mare l'ha scavata. È sicuramente un fiume sotterraneo, ha consentito la creazione di questa galleria che dagli ingressi della grotta va in profondità per circa 400 metri. La grotta presenta una serie di formazioni calcaree come stalattiti e stalagmiti. Nella storia, nella genesi di una grotta, si possono distinguere appunto questi due momenti. Un primo momento in cui l'acqua crea la cavità, il vuoto che costituisce la galleria in sé, e tutte le fasi successive, ovviamente sempre molto, molto lunghe, in cui l'acqua di percolazione, di stillicidio, genera tutte queste concrezioni che sono, come diceva lei, le stalattiti, le stalagmiti, le colonne. Anche un laghetto all'interno di questa grotta, quanta è l'estensione di questa cavità? Circa 400 metri e man mano che ci si addentra diventa via via sempre più ricca di concrezioni, e dove ci sono dei piccoli avvallamenti l'acqua si raccoglie e si formano dei laghetti che sono molto suggestivi. Che un luogo del genere sia affidato a Legambiente, che sia istituita una riserva naturale, effettivamente quali sono i benefici che vengono apportati al territorio? Questo è stato una grandissima scommessa che all'epoca dell'istituzione della riserva è stata fatta proprio nel cercare di dare in gestione dei territori a delle associazioni che appunto si occupavano di attività per esempio speleologiche o di attività ambientali, e quindi proprio dare un input nuovo, una nuova linfa vitale di energia proprio nella gestione di questi siti. Tra le attività che facciamo noi rientra appunto anche quella legata all'organizzazione di attività di educazione ambientale, che sono prevalentemente rivolte alle scuole elementari, ma una forte richiesta viene anche dalle scuole medie e anche dalle scuole superiori. All'interno della grotta abbiamo notato che le pareti risplendono come se ci fosse dell'oro, della pirite. È un effetto ottico molto suggestivo, a volte dorato, a volte argenteo, che è legato alla presenza di organismi, e sulla superficie di questi organismi si formano delle piccole gocce di condensa che, un po' per il colore, un po' per la luce che proviene dall'esterno, danno questo effetto. Per l'attività di promozione bisognerebbe fornire delle particolari attrezzature alle persone in visita, perché questo non avviene.
Per reggere tutto questo sistema, la Regione Siciliana e l'assessorato territorio e ambiente annualmente affida dei fondi appunto per portare avanti tutte queste attività, comprese appunto questa della fruizione. C'è un grande interesse, un riscontro da parte del pubblico, però è triste pensare che in questo momento la Regione Siciliana nel bilancio sta tagliando veramente tantissimi fondi proprio alle riserve naturali. Quante sono le riserve di questo tipo in Sicilia? Si vita la Regione Siciliana una settantina, quattro parchi regionali. Questo quindi è un tipo di riserva che è importante sia dal punto di vista speleologico, sia antropologico, sia archeologico. Dentro la grotta sono stati trovati resti proprio dell'attività umana. È stato trovato anche una figura all'ingresso della grotta che potrebbe essere attribuita a un disegno a carboncino preistorico raffigurante uno stregone in un atto propiziatorio a difesa, diciamo, di questo sito.